Grillo e Casaleggio sottoscrivono l'appello di un gruppo di costituzionalisti contro quella che definiscono la svolta autoritaria delle riforme. Bruno Luverà. Svolta autoritaria. I due cofondatori del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, aderiscono e rilanciano l'appello dei costituzionalisti Rodotà, Zagrebeschi, Urbinati sul disegno autoritario, così si legge, portato avanti da Renzi e Berlusconi con l'introduzione del monocameralismo. I 5 Stelle puntano a denunciare l'esistenza del partito unico. Per Grillo il PD ha fatto suo il progetto autoritario berlusconiano e da qui la denuncia condivisa con i costituzionalisti. La democrazia plebiscitaria non è prevista dalla Costituzione italiana. Grillo, che martedì prossimo da Catania avvierà il tour Te la do io l'Europa, sulla cancellazione del Senato farà esprimere gli iscritti al movimento con un sondaggio in rete. In gioco, replicano i 5 Stelle a Renzi, non ci sono i sacrifici dei politici, ma il rischio di sacrificare la democrazia. Che l'abolizione del Senato porti 1 miliardo in realtà è l'ennesima bugia. Il bilancio del Senato per intero è di mezzo miliardo. Quello che si può fare subito, se si vuole fare, e noi vogliamo, è quello di dimezzare le indennità parlamentari. Già così si avrebbe un grandissimo risparmio ed eventualmente si potrebbero anche diminuire i numeri dei parlamentari. È molto semplice, basta farlo.